questa è la stanza del telecioccolato. Personalmente a me la televisione non piace, suppongo però che a piccole dosi non faccia poi tanto male, ma mi sembra che in genere i ragazzi non riescano a prenderla in piccole dosi. Vorrebbero starsene tutto il giorno a fissare quello schermo. Come me. E chiudi il becco. Da una parte si riprende l'immagine con una grande macchina da presa che fotografa l'oggetto. Quindi questa immagine viene spezzettata in milioni di piccolissimi frammenti, così piccoli da essere invisibili, che vengono sparati in aria attraverso l'elettricità. Questi frammenti viaggiano nell'aria a folle velocità finché non vengono raccolti da un'antenna che sta sul tetto di qualche casa. Veramente non è che funziona proprio così. Non ci sento molto bene dall'orecchio destro, quindi scusa se non sento certe cose che dici. Ho detto che non funziona proprio così. Sei tanto un bravo ragazzo, però chiacchieri troppo. Allora, che dicevamo? Ah, sì, la prima volta che ho visto funzionare un televisore normale sono stato colpito da un'idea straordinaria. Pensa un po', mi sono detto, se questa gente riesce a spezzettare un'immagine in milioni di frammenti e a spedire questi frammenti a gran velocità attraverso l'etere per rimetterli insieme poi da un'altra parte, perché mai io non posso fare la stessa cosa con una stecca di cioccolato? E le persone? Anche le persone potrebbero essere teletrasmesse? Lei sarebbe capace di trasmettere una persona in carne e ossa da una parte all'altra con lo stesso sistema? Una persona? Ma come ti salta in mente? Ti è dato di volta il cervello! Lei lo dovrebbe fare, sì o no? Santo cielo, non lo so mica. Penso che si potrebbe, sì, certo che si potrebbe, ma io insomma non mi arrischerei mai. Potrebbero esserci conseguenze spiacevoli. Sì. Sì. Penso che sia possibile. Certo che si potrebbe. Allora, guardate me! Sarò la prima persona al mondo a essere teletrasmessa! No, 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 no. Caspita, è sparito veramente. Ora speriamo che tutto vada bene. Dobbiamo pregare affinché il suo ragazzo esca sano e salvo dall'altro capo del sistema. Mike! Mike! Dove sei? Te lo dico io dov'è. In questo momento sta volando sopra le nostre teste, diviso in miliardi di minuscoli frammenti. Ma in che cosa abbiamo sbagliato noi? Non lo so, non ne ho idea. Perché un bambino sia bene educato, una cosa importante abbiamo imparato. Non permettete mai e poi mai, io devo evitare un sacco di guai, che il miserello se ne stia fermo davanti a un qualche teleschermo. Il consiglio più pertinente sarebbe non installare per niente questi apparecchi che rendono cretini sia i più grandi che i più piccini. In tutte le case che abbiamo visitato c'era un bambino seduto impalato, lo sguardo fisso, la bava alla bocca, davanti a una buffa scatola sciocca. Taluni possono stare per ore muti guardando il televisore, lo sguardo lustro, l'aria degli occhi, fuori dalle orbite gli escono gli occhi. Una volta abbiamo fatto un censimento, ce n'erano 20 e più sul pavimento, seduti immoti, ipnotizzati, come ubriachi paralizzati con il cervello telelavato in un massiccio telebucato. È vero, signora, che tiene buoni anche i bambini più birbaccioni, eh? Che così noi e più non le danno e fuori dai piedi un po' se ne stanno mentre lei scola e condisce la pasta o con le amiche gioca a canasta. Ma si è mai chiesta esattamente che effetto esercita sulla mente ingenua della sua creatura quest'invenzione contro natura? Fa a tutti i sensi l'anestesia, uccide a tutti la fantasia, riempie la mente di paccottiglia e fa venire gli occhi di triglia, rende passivi e creduloni, allenta in blocco rotelle e bulloni che il cervello fa funzionare e non lascia più nulla da immaginare. Oh, ma a questo punto qualcuno dirà, oh sì, certo, va bene. Ma come si fa?
Se questo mostro di cui parlate va eliminato con due pedate, e come faranno i nostri figlioli a divertirsi, specie se soli? E come passare una bella serata senza la tele illuminata? Scordato avete la vostra storia? Vi rinfreschiamo un po' la memoria. C'era una volta una grande avventura, la consuetudine alla lettura, pieni di libri, comodini, scaffali, tavoli, anche lettini. Tutti leggevano, il tempo volava e con il tempo la mente viaggiava. Storie di draghi, regine e pirati, di navi e tesori ben sotterrati, deserti, giungle e fitte foreste, cannibali e indios a caccia di teste, paesi strani e luoghi mai visti, malvagi, eroi, tipi buffi o tristi. Di spazio per i sogni ce n'era iosa, leggere era un'attività meravigliosa. Racconti, favole, romanzi, fumetti, volumi, tomi, libelli e libretti, ce n'era gran scelta e varietà, e tutti leggevano a volontà. I was left to my own devices. Many days fell away with nothing to show. And the world kept tumbling down in the city that we love. Gray clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? I'm gonna be an optimistic about this. I'm gonna be an optimistic about this. Whoa, where do we begin? The rubble of our sins. Whoa, where do we begin? The rubble of our sins. And the walls kept tumbling down in the city that we love. Gray clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before?